Ciao, sono Ambra, benvenuta in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di 10 nuove tinte labbra. Questo perché ho la passione delle tinte labbra, penso che ormai lo sappiano anche i muri di casa mia. Questo è un brand di cui vi avevo già parlato in passato, in riferimento a sempre alle loro tinte labbra, ma nella vecchia formulazione, e che ora è uscito con 35 tinte, tutte riformulate con l'aggiunta di colorazioni nuove, divise in finish diversi. Abbiamo 8 metallici, abbiamo i nude, abbiamo i colori classici, anche se devo dire che ci sono dei neri, dei blu, quindi poi tanto classici non sono, fino ai colori pop perfetti per l'estate, molto particolari, di cui ora vi parlo. Il brand in questione è We Makeup. Ovviamente ci tengo a fare la premessa, non sono mai pagata per questi video, anzi non mi è nemmeno stato chiesto dal brand né di fare un video né di mettere foto, ma mi sembra giusto parlarne, anche perché il mio canale ha come scopo principale quello di stare in compagnia, rilassare la sottoscritta in primis, parlando di argomenti futili, femminili, inerenti al mondo beauty. Due nozioni sul brand e poi partiamo con gli swatches veri e propri. We Makeup, come vi dicevo, è un brand italiano, è vegano, cruelty free, quindi non testa su animale, e ha lanciato appunto queste 35 nuove tinte, tutte riformulate con l'aggiunta di nuovi colori. Queste tinte labbra hanno un costo di 15 euro, sono 5,5 ml, si propongono di essere lunga durata fino ad 8 ore. Devo dire che confermo, nonostante andando a mangiare cibi oleosi a me vanno via un po' il centro labbra, ma le ho testate al lavoro e devo dire che bevendo e facendo altre cose tipo fumare o chiacchierare in modo abbastanza così animale, 6 ore le sono durate. Rispetto alla primissima formulazione, devo dire che questa la sento molto più confortevole, più leggera. Sono tinte waterproof, quindi non vengono rimosse dall'acqua, ma dall'olio, ovviamente, dallo struccante bifasico. Al loro interno contengono degli oli naturali che vanno a scongiurare la secchezza delle labbra, però va anche detto che, nonostante non sia tanto specificato sul sito, contengono anche diversi siliconi che, diciamo, nelle formulazioni soprattutto delle tinte labbra sono quasi ineludibili. È quasi impossibile non includere una tinta labbra o un silicone, però va detto perché il brand vegano, cruelty free, sembra anche ai inci totalmente bio. Ecco, così non è, questo va detto per correttezza. Ciò detto, vado a farvi vedere i colori, a dirvi cosa ne penso. Io ne ho scelti 10 e vado a mostrarvi quali ho scelto e come mi sono sembrati. Il primo colore che ho scelto di questi nuovi Ever Liquid Lipstick di We Makeup è lo 03 e si chiama Wambo Brownish, che è il colore che vedete qua. Come forse molti di voi sapranno, i nomi delle tinte labbra di We Makeup si ispirano a delle particolarità paesaggistiche. E in questo caso Wambo è una località del Perù dove 2600 anni fa avvenne un'eruzione vulcanica, lavica, e sul terreno si depositò questo strato di lava del colore però della terra. Questo colore si ispira proprio a questa eruzione e questi depositi di lava fangosa che lasciarono in questa terra di Perù. Questo è un colore che mi è piaciuto particolarmente. È un marroncino taupe, ma con all'interno, non so se riuscite a coglierla, ma abbiamo una punta calda che rende il tutto più portabile e evita di sbattere troppo l'incarnato, di incupirlo, detto in italiano più corretto. Devo dire che la pigmentazione del colore è piena già dalla prima passata. Vi mostro anche lo scovolino, che ha questa forma leggermente ricurva. Se posso permettermi di dare un consiglio all'azienda, anche se non so se guarderà questo video o meno, devo dire che c'è un po' troppa fuoriuscita di prodotto che si deposita sull'asta del nostro applicatore, quindi avrei messo un anello che regolasse la fuoriuscita di prodotto. Questo per me non è un problema, però mi rendo conto che può avvenire uno spreco di prodotto, si può sporcare più facilmente la confezione. Oltre che magari può passare più aria, la tinta possa andare anche a seccarsi più velocemente rispetto ad altre. Il numero 05 invece è Gordon Brownstone. Ora ci spostiamo in Alaska, nonostante il colore così caldo e meraviglioso non ci ricorda prettamente questi paesaggi. Guardate che meraviglia, questo è il colore che indosso oggi e mi sta piacendo tantissimo. E tra i ghiacciai dell'Alaska, questo sottovulcano dalla datazione sconosciuta. Si chiama appunto Gordon e questo è un bel marrone biscotto, bruciato con questa punta di rugine che diventa perfetto sia per l'estate ma anche per l'autunno. Si sposa bene sia per un trucco
per il giorno, sia con uno smokey eye piuttosto carico per la sera. Ho dorato questo colore. Poi abbiamo lo 07 che si chiama Saba Crimson, molto simile come colorazione ma un po' più rossa, tipica delle casette dell'abitazione di Saba, che è un vulcano che va a comporre una delle isole caraibiche olandesi, per l'appunto Saba, caratterizzata da queste casette con i tetti di questo colore meraviglioso. We Makeup lo definisce un rosso indiano, devo dire che è un colore perfetto per il giorno, per dare un look subito fresco, acceso e anche ricercato a un makeup. Anche lui lo abbinerei a uno smokey comunque. Poi abbiamo lo 08 che è Azuma Dark Rust. Questo è un color marsala con una bella percentuale di rosso all'interno. Guardate anch'esso che spettacolo. Questo è ispirato a una delle zone giapponesi di Fukushima, dove si trova per l'appunto il vulcano Azuma, ed ecco qua il colore ispirato a questo vulcano giapponese. Ora andiamo in Sicilia con questo spettacolare malva desaturato, e lui è Filicudi Red, ispirato appunto alla bellissima isola vulcanica anch'essa di Filicudi in Sicilia, nell'arcipelago delle Eolie. È bellissimo questo colore estivo, perfetto per una serata estiva, un aperitivo in spiaggia, meraviglioso questo colore. Rimaniamo in Italia e in particolare nel lago di Vico, dove la leggenda narra che Ercole sfidò gli abitanti del luogo conficcando una clava nel terreno. Nessuno di loro riuscì ad estrarla, ci riuscì solo Ercole. Nel momento stesso in cui andò a estrarla, un fiotto d'acqua inondò la valle, formando appunto il lago di Vico. Guardate cosa non è questo fucsia lampone. Estate. Devo dire che è pienissimo il colore, meraviglioso. Questo devo dire che anche sulle labbra, nonostante io con il fucsia abbia sempre un po' di problemini, soprattutto con le tinte fucsia, si stende molto bene. Pare subito pieno, vibrante, si diffonde in modo perfettamente uniforme, ben saturato, pieno, ancora in Sicilia. Questo per me non è una novità. A montagna la chiamano in Sicilia. Questo è Etna Red. E non è una novità, avevo già provato la vecchia formulazione. Questo colore ha davvero in sé gli sfavilli della lava dell'Etna. Lo consiglio soprattutto per le feste natalizie, mi ricorda subito il Capodanno, le feste natalizie, questo rosso satinato, metallizzato, con questa scia di iridescenze luminose che ricordano veramente la lava dell'Etna. Con questa tinta dobbiamo spostarci un attimo dal pianeta Terra e andare su Venere, sul pianeta dell'amore, dove esistono questi... sono eruzioni vulcaniche molto particolari. È questo gruppettino di eruzioni vulcaniche, chiamate anche in latino Farum Domes, che come voi saprete significa focaccia, proprio perché hanno questo colore caratteristico, che poi risulta brillante, no? Se lo immaginiamo nello spazio, ecco che nasce questa tinta, che è nell'edizione metallica. Eccola qua, Farum Domes. Devo dire che è spettacolare. Questa anche usata con ombretto liquido, vi garantisco che è tanta tanta roba. È il colore dei pancake, questo color pesca con un sottotono dorato e questa scia luminosa di glitter che si percepiscono. È un colore straordinario e veramente senza parole. La stesura è molto corposa, si percepisce sulle labbra, non è sottile, ma nel complesso devo dire che è un colore straordinario, soprattutto come base ombretto anche. Gli ultimi due colori sono perfetti per l'estate, molto particolari, forse importabili, sono quei colori da collezione, passatemi il termine, ma che potete usare anche come eyeliner. Questa appartiene alla linea dei colori pop pastello, tutti a base opaca. Il primo è Vinicunca Pink, e Vinicunca, chiamata anche la montagna dei sette colori, si trova in Perù. Ha delle colorazioni pazzesche date appunto dai minerali al suo interno. Guardate che meraviglia. Allora, questo è uno dei colori, insieme all'altro, che sulle labbra ha... mi ha creato un po' di difficoltà di stesura. Si può già notare anche da qua, il colore non si distribuisce in modo perfettamente omogeneo. Chi voi lo acquisterà lo farà o per collezione o per shooting, per foto. A me questo colore e anche l'altro ha dato un pochino di problemi di omogeneità in fase di stesura. La Valle Sacra degli Inca, sempre in Perù, a 5000 metri d'altezza sorge Arco Iris,
che in spagnolo non significa altro che arcobaleno. Questo è uno spettacolo della natura che veramente vorrei andare a visitare, questa montagna che ha del prodigioso per i colori. E questo Ever Liquid Lipstick è ispirato proprio ai colori di arcoiris. Non è nient'altro che un lilla acceso, pazzo, totalmente opaco. Vedete che anche lui abbiamo qualche piccola difficoltà, anche lui abbiamo qualche difficoltà di saturazione del colore alla prima passata, discorso che facevo poc'anzi. Devo dire che invece usato come base ombretto non è niente male questo colore. E nulla, anche per oggi era tutto, il video finisce qua, spero di avervi tenuto compagnia, ma soprattutto di avervi fatto scoprire, qualora non l'abbiate già fatto, questo brand italiano che a mio parere è veramente molto molto valido anche per quanto riguarda gli altri prodotti, non necessariamente le tinte labbra. Io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere qual è stato il vostro colore preferito nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, l'augurio è sempre il solito, statemi bene.